Kai bon venon al mia Quarzent Duque Coca e il sendo The Good Morning Milano. Ecco, se non avete capito assolutamente niente di quello che vi ho detto, che era il mio buongiorno a questa ennesima puntata di Good Morning Milano, beh, è perché, come me, ahimè, si sentitela come ve l'ho detto, non avete studiato Esperanto, non avete conosciuto l'Esperanto. Quest'oggi cerchiamo di rimediare un po' a questa nostra lacuna. Lo facciamo in compagnia di Riccardo Lamberti. Buongiorno. Ciao. Anzi, buon matenon. Buonan matenon anche a voi. Buonan matenon anche a te, Riccardo, segretario federale esperantisti italiani. Più o meno, si dice così. Così, sì, vabbè, ok. Dai. Nonché poi appunto anche consigliere del circolo di Milano. Sì. Appunto, ma che oggi vieni qui a parlarci dell'Esperanto. Sì. Allora, abbiamo milioni di domande da farti. Insomma, l'Esperanto è di quelle, è un po' anche di uno di quei miti che ti raccontano, poi non sai dove è, e invece esiste. Prima di tutto scopriamo che esiste una federazione italiana, sì, a cui puoi rivolgersi nel caso uno voglia approfondire le cose, ma soprattutto che esiste a Milano un luogo dove poter approfondire, giusto? Sì, in realtà la Federazione Esperantista Italiana raccoglie in realtà le attività di tutti i gruppi locali sparsi sul territorio italiano, e facciamo riferimento anche ad altre associazioni nazionali e internazionali. Nel caso specifico, la sede della FEI, la Federazione Esperantista, ha sede a Milano, dove in concomitanza abbiamo anche il Circolo Esperantista Milanese, che è in via De Predis, zona ovest più o meno, e dove attiviamo sempre tutti gli anni corsi di lingua, tutti i mesi facciamo incontri culturali per presentare elementi relativi anche alla lingua, insomma. Sì, sì. L'Esperanto, insomma, appunto, la lingua universale, di avere una lingua universale, un'idea per niente moderna in realtà, no? No. Perché in realtà prende dall'antichi. Sì. Quando nasce l'idea dell'Esperanto? Allora, l'idea dell'Esperanto, anzitutto una cosa che ci tengo a dire, sì, è che l'Esperanto non è la prima lingua pianificata che è stata creata. Ah. Proprio 2 anni prima venne creato anche il Volapük, per esempio, ma l'Esperanto, questo va riconosciuto, è la lingua pianificata che ha avuto maggior successo in 132 anni di storia. Wow. Se facciamo i conti, vuol dire che l'Esperanto formalmente è nato nel 1887, quando Zamenhof, che era un polacco, un oftalmologo polacco di origine, comunque proveniente da una famiglia ebrea, era nato nel 1859 a Bialystok, una cittadina sperduta nel nulla, nel mezzo della Polonia, dove non c'era niente, se non in realtà convivevano però 5 comunità linguistiche. Ah. E quindi il suo obiettivo era quello di arrivare a creare una lingua che facilitasse la comunicazione tra tutte queste popolazioni e queste etnie linguistiche. Quindi nasce in realtà la necessità, appunto, solo di dire, cerchiamo di trovare, però poi ha subito travalicato i confini del, sì, piccolo paese polacco, no? Sì, sì, anche attraverso una cosa paradossale che pochi sanno, anche attraverso la stampa. Ah. Per esempio, a inizio Novecento, la casa editrice Hachette di Parigi ha iniziato anche a pubblicare riviste esclusivamente scritte in Esperanto, ad esempio. Ed è un'attività che va avanti tuttora. Dicevi appunto una lingua quindi antica anche l'Esperanto, che continua però a essere in realtà una sempreverde, come si potrebbe dire. Sì. Perché appunto a Milano, ad esempio, avete anche un circolo in cui fate tante iniziative. Sì. Giusto? Sì, sì, anzitutto hai detto bene sempreverde, perché verde è il simbolo della lingua, la stella verde è il simbolo dell'Esperanto. E non lo sapevo. Coincidenza fortunata. Confesso. No. Sì, a Milano abbiamo sempre molte attività. Paradossalmente, per fortuna coincidiamo bene con questo incontro, perché così ho la possibilità di presentare anche il laboratorio linguistico. Ah. Che avrà luogo proprio domani in via Bramantino, che è la sede del Circolo di Milano. È un laboratorio linguistico a titolo gratuito, dove i partecipanti potranno uscire da questo incontro avendo un minimo di rudimento di conoscenza della lingua, e io penso anche in grado già di poter iniziare a parlare e a dire le prime frasi, anche se semplici. È una lingua, la classica domanda che si fa, che secondo me poi ha poca risposta, è una lingua facile o difficile? Vabbè, forse non c'è una risposta a questa. In realtà c'è la risposta. Sì. Però, allora, la risposta che il classico esperantista ti dice è la lingua più facile del mondo, perché c'ha solo 16 regole grammaticali.
senza irregolarità. Già questo però ci piace. Questo piace. Però bisogna, ed è vero, nel fondamento dell'esperanto le regole grammaticali indicate sono 16. Detto poi da noi che insomma parlando l'italiano è forse delle lingue più complicate, con più eccezioni che ci sono al mondo. Direi anche il forse, insomma. Però è pur sempre una lingua che ha le sue irregolarità. È una lingua, ti faccio un esempio stupido, in esperanto esiste il concetto del participio passivo futuro. Che è una... già participio facevo fatica. Passivo, cioè participio passivo futuro. Ma guarda che io parlo l'esperanto, ma anch'io faccio fatica a spiegartela questa cosa e sinceramente la salterei perché non credo che interessi tanto. Però, per dirti, è una lingua facile, ma comunque è una lingua, è un sistema linguistico e ha le sue difficoltà. Per noi italiani, per esempio, la difficoltà può essere questo participio piuttosto che l'uso dell'accusativo, mentre per gli slavi, che non hanno invece l'articolo determinativo, può essere più complicato l'uso dell'articolo determinativo. Io prima ho letto kvarzent, ad esempio. Kvarzent. Kvarzent, che è? Kvarzent. Kvarzent, che 400. È? 400, perché 428, cos'è? Dude coca? Sì, kvarzent, okay. Dude coca e il sendo. Ok. È un po' forte come suono, magari per noi è un po' complicato da italiani, magari un po' complicato da emettere, diciamo. Sì, vabbè, ma perché io te l'ho dettata così. Secondo me, se ti ci mettessi bene, che secondo me saresti in grado di farlo tu e tutta la redazione, capiresti che non è così difficile, secondo me. E dicevi, non è l'unica lingua al mondo, dicevi, no. Fatta a tavolino, diciamo, no? Però poi, appunto, è quella che poi ha preso più espansione, anche grazie appunto dicevi, alle pubblicazioni e tutto. Nel creare questa lingua si è preso da altre lingue qualcuna più, qualcuna meno, o tutto ex novo? Guarda, è un lavoro, questo è un lavoro più che altro di storia della lingua, sì? E non ti dirò troppo parlando su questo argomento. In realtà il progetto che noi vediamo oggi e che usiamo oggi è un processo che è stato poi formalizzato a fine Novecento, anche quando Zamenhof aveva richiesto un sondaggio in cui proponeva, cioè chiedeva ai parlanti della lingua di proporre delle riforme linguistiche. Qualcuna è stata approvata, qualcuna no. Mi sono dimenticato la domanda. Cioè, appunto, se appunto le parole o certe parole sono state prese già da... Sì, no, diciamo che allora da un punto di vista lessicale, quindi puramente di vocabolario, il 60% proviene fondamentalmente dalle lingue neolatine. Tanto che per esempio i poveri esperantisti cinesi e giapponesi hanno molta difficoltà da questo punto di vista. Mentre un altro esempio che ti posso fare è che per esempio il sistema dei pronomi relativi invece è più improntato sulle lingue slave, per dirti. Quindi è un sistema a tavolino che però non prende un po' di qua e un po' di là, è proprio un sistema pianificato suo, con delle regole grammaticali che in realtà le regole grammaticali non provengono da nessuna parte specificatamente, okay. È proprio un sistema innovativo. Torniamo poi invece a parlare appunto di Milano. Milano, sì. Domani dicevi laboratorio linguistico. Ricordiamo bene dove anche? Via Bramantino 9. A che ora? Oddio, non lo so, credo alle 9 del mattino. Però si può comunque. Voi venite vedere alle 9, che se alle 9 e mezzo c'è un bar di fianco e vi prendete un caffè, insomma. Ma comunque poi se, mettiamo il link alla pagina, grazie, di Facebook, così ci sono tutte le indicazioni. Ma non è l'unico evento che ci sarà, giusto? E infatti sono contento di poter presentare in anteprima assoluta Chiara Raggi, che è una cantautrice di Rimini, che... Non ha niente a che fare con il sindaco di Roma, ve lo diciamo già, non c'entra niente. No, non sono parentati. Che ad aprile ha pubblicato il suo primo disco in esperanto, pubblicato, editato, distribuito da Vinyl Cosmo, che è una società di distribuzione in esperanto, che si intitola Blu a Horizonto, e attenzione, il 7 novembre Chiara sarà a Milano a presentare il suo disco, dove sarà anche possibile acquistarlo se volete, ma potete anche già ascoltarlo gratuitamente su Spotify, e anche quello ovviamente è ingresso gratuito. C'è tutto in esperanto, giusto? Sto pensando, cioè, cosa manca all'esperanto per chi invece hanno magari l'altra lingua, secondo te? Cosa manca all'esperanto che ha un'altra lingua? Che mi ha detto, libri ce l'avete, riviste ce l'avete, giornali ce l'avete, parlate tranquillamente, anzi in tutto il mondo. Sì, abbiamo anche film, se per quello. C'avete anche i film? Io credo che, ok, però se te lo dico rischio di essere un po' polemico, però vabbè, tanto i miei capi non mi licenzieranno di certo per questo. Male. Vero Michela? Michela, ti amo un po', è una brava persona. Grazie. Sono già affezionato. Quindi... Meno male. No, una cosa che, non che manca, che però a me dispiace... E che c'è un preconcetto sull'esperanto,
che ha fatto sì che tanti o non condividano l'idea o la reputino un'utopia irrealizzabile da portare avanti. In realtà l'esperanto ha contribuito tanto anche a livello storico alla storia d'Europa. Una cosa che pochi sanno, per esempio, è che durante la Prima Guerra Mondiale la sede della Universale Esperanto Asocio, che adesso è a Rotterdam, all'epoca era Ginevra, quindi Svizzera, territorio neutro, e attraverso le lettere scritte in esperanto il movimento ha aiutato, ha dato una mano e un contributo anche a recuperare vittime di guerra e dispersi, cosa che pochi sanno. Un'altra cosa che pochi sanno è che molti esperantisti sono morti nei campi di concentramento, in quanto Zamenhof era propriamente, insomma, era un ebreo, e quindi hanno ipotizzato che l'esperanto potesse essere visto come una nuova lingua di diffusione della cultura ebraica. E cosa che invece non è... In teoria, allora, diciamoci la verità, io credo che se noi pensiamo storicamente, io credo che se Zamenhof non fosse stato ebreo non sarebbe arrivato dove è arrivato, okay, a creare l'esperanto. Forse grazie proprio alla comunità, l'idea che la probabilmente comunità sì, però una cosa che è importante dichiarare, che pochi sanno, è che comunque l'esperanto come lingua è sia partitica che ha confessionale, okay, quindi non ha un movimento politico di riferimento e non ha una fede di riferimento. All'interno dell'esperanto, del movimento, ovviamente ci sono persone che aderiscono a un movimento piuttosto che a un altro. Ti faccio due esempi stupidi: abbiamo la SAT, che è la Senatia Associée Tout Mondo, che è un movimento esperantista francese, che è più vicino alla, diciamo, al socialismo, sì. Oppure abbiamo però anche a Roma proprio la ERA, che è la Esperanto Radicale Associée. All'interno della UEA, che è la Universale Esperanto Associée, abbiamo Fakaj Associée, che è quella per esempio degli ATI, così come abbiamo quella dei cattolici, dei protestanti, dei Bahai. E... quindi chiunque può parlare, sì, l'esperanto, giustamente. Sì. Ti chiedo questa domanda, però nel senso, l'Europa unita, è stato chiuso l'Europa, se ne parla da tanto tempo, si è unificata la moneta, che sembrava una cosa impensabile da fare, no? Appunto. Sì. Però quando forse ci sono interessi economici, si riesce a fare qualunque cosa. Cosa. La lingua invece non si è mai riuscita a unificare, no. Però ufficialmente, comunque, cioè, ufficiosamente abbiamo una lingua che usiamo tutti, che è l'inglese, che sarà l'unica lingua molto probabilmente da fa qualche mese non parlata all'interno dell'Unione Europea. Quella è una situazione, no? Un po' strana, in effetti, sì, in effetti sì. Non c'è magari la possibilità di fare l'esperanto un giorno, prima o poi, di diventare la lingua ufficiale di qualche istituzione? Allora, guarda, te lo dico molto chiaramente, sì, secondo me no. Ma non per altro, perché negli anni 20 c'era già stata questa possibilità, okay, ed è stata una possibilità che è andata persa proprio dall'interno a causa di uno dei rappresentanti degli esperantisti che era là presente, ma non entriamo in dinamiche storiche. Quindi no, in realtà faccio una piccola parentesi: all'interno del movimento in realtà ci sono due pensieri di correnti di pensiero. Da una parte c'è chi grida alla finavenco, cioè alla vittoria finale, quando effettivamente l'esperanto sarà riconosciuto a livello internazionale, sarà parlato, insegnato da tutti. E poi c'è l'altro movimento, che è quello del raumismo, che è quello che dice iniziamo a usarlo l'esperanto, okay. E io personalmente appartengo più anche a questa categoria. Il discorso linguistico in Europa è molto complicato, anche perché paradossale, direi, fa qualche mese proprio, nel senso, appunto, sì, usare... se pensiamo solo all'inglese è paradossale, però vabbè, se pensiamo anche al francese, proprio tu, al tedesco. Allora, parti da questo presupposto: in Europa ci sono più o meno 103 lingue. Di queste 103, 60 sono quelle riconosciute ufficiali dai paesi europei. Dei paesi europei solo 27 fanno parte dell'Unione Europea, quindi 27 sono le lingue ufficiali riconosciute dall'Europa. Di queste 27, 5 o 6 sono le lingue di lavoro. Sì. Quindi, se tu guardi in questa visione molto più ampia, l'inglese oggettivamente è l'ultimo dei problemi. L'Europa ha... Io mi reputo europeista. Sì. Ecco, ma perché questo è molto quello che ti voglio chiederti? Quanto invece i nazionalismi possono fare male all'esperanto? Oppure no? Tu giustamente dici io mi reputo un europeista e sei, sì, quasi in una sede, diciamo, fosse europeista per eccellenza, cioè noi Milano, io sono sempre sposato l'idea di essere guarda, Milano, grande città europea, sì, proiettata verso l'Europa, sì. In realtà questa è una questione molto delicata da affrontare. Io ti posso dire la mia personale, però a questo punto te lo dico a nome di Riccardo non della federazione, e neanche del circolo, neanche ci del tengo circolo, a dirlo giusto. Io personalmente sono convinto che, come ti ho detto prima, l'esperanto non ha una scelta partitica, okay, però una scelta politica ce l'ha,
ed è quella di una lingua che tende o che debba perlomeno avvicinare i popoli. Quindi è evidente che qualunque nazionalismo ideologico che sia rivolto alla lingua o a qualunque altro aspetto, dal mio punto di vista personale, è profondamente negativo. Può essere positivo in una sola accezione, quando il nazionalismo serve non tanto a far rivalere i miei diritti e la mia cultura, quanto se mi permette di riuscire a confrontarmi meglio con altre persone. E io, anche a livello storico, questo sinceramente non lo sto vedendo. Ci manca quel passaggio ancora, sì. Infatti. Però appunto l'esperanto è una lingua che cerca di unire, che cerca di comunque rendere... Sì. Cosa manca? Cioè, o meglio, quali sono ancora i limiti? Perché cosa manca ce l'hai già detto prima. Quali sono però quei limiti che invece ha l'esperanto rispetto ad altre lingue? E se ce ne sono, nel senso che... Guarda, secondo me ce n'è uno solo che però viene anche controbilanciato da un'altra parte. Il problema è che l'esperanto, tanti la chiamano la lingua universale, secondo me sarebbe meglio chiamarla lingua internazionale. Ah, ecco, nel grazie. Senso che però è al di sopra di qualunque nazione. Okay. Da questo punto di vista si capisce che nessuno Stato ha intenzione di favorire lo studio dell'esperanto in confronto alla lingua nazionale. E questo è un po' anche quello che è successo nella Germania degli anni 20-30, dove l'esperanto andava molto forte ed è stata limitata la diffusione della lingua perché lo sviluppo della lingua esperanto avrebbe fatto diminuire lo studio del tedesco e di conseguenza temevano che ci sarebbe stata una riduzione dell'economia tedesca. Dall'altra parte, paradossalmente, l'esperanto oggi è insegnato in veramente tutti i posti del mondo, anche in Africa, per dirti. Infatti sembra sempre una cosa marginale l'esperanto, ne parliamo così, però in realtà ci sono tantissimi milioni di persone al mondo che la parlano. Sì, è difficile poter dare una stima perché in realtà tanti sono quelli che la parlano ma non sono associati a nessuna associazione. Però ti posso dire due cose a riguardo. Anzitutto che a partire dagli anni 70 circa, ma forse anche prima, sono iniziati a nascere gli esperantisti madrelingua, perché avevano i genitori che ovviamente provenienti da paesi diversi si incontravano all'interno degli eventi esperantisti e mettevano su famiglia. La cosa interessante da un punto di vista culturale è che quelle che vengono definite persone madrelingua esperantiste in realtà sono almeno trilingue, perché hanno la lingua del padre, la lingua della madre e l'esperanto, il che non può altro che essere un arricchimento culturale non da poco. Un'altra cosa interessante che mi piace sottolineare è che al momento, e questa è una statistica che ha fatto una società scozzese che si chiama Cosmo Strategio, che si occupa di europrogettazione, negli ultimi 5 anni circa l'Unione Europea ha finanziato con 1 milione di euro progetti rivolti ad associazioni esperantiste giovanili che utilizzassero l'esperanto come lingua di lavoro. E come esempi te ne posso portare 3, ma te li dico velocemente. Il famoso TOTOTO, che è il Trenula Triniston, che era un progetto di formazione di esperanto con 6 partner europei, tra cui l'Islanda, la Polonia, la Scozia. Poi un altro progetto di cui mi sfugge il nome, ma che comunque ha consentito di far viaggiare 72 giovani europei in Africa, dove 2 anni fa si è tenuto in Benin, se non ricordo male, il primo festival giovanile in Africa. E un altro che è stato di recente approvato dall'INDIRE, che è l'associazione, la società che si occupa della distribuzione dei fondi europei italiana con sede a Firenze, che ha appena per esempio finanziato un progetto Learn Create Share di Bunta Esperanto Associo, che ha sede a Bologna, dove ci occupiamo appunto che è un progetto che fa parte del Key Action One, quindi della mobilità europea, che permette alla fine la conoscenza e il contatto delle persone. Da dove partire se vogliamo avvicinarci all'esperanto? Dipende da quanto tempo hai a disposizione. Allora, sicuramente a Milano abbiamo i nostri corsi gratuiti, non lo so perché non me ne occupo io, però i corsi ci sono al gruppo di Milano. Se invece una persona vive una vita molto più frenetica, c'è anche la possibilità, per esempio, di sostenere corsi gratuiti in internet, tipo il Kire e il CAPE. Il funzionamento del Kire, che è molto semplice, ti iscrivi alla piattaforma Kirek, che è kirek.net, è scritto con la K,
ti viene affidato un tutor dell'Istituto Italiano di Esperanto, quel tutor a questo punto ti manda la prima lezione, la studi, svolgi i compiti, spedisci la lezione con i compiti al tuo tutor che te la corregge, ti manda la seconda lezione e così via, per un totale di 10 lezioni, alla fine della quale ricevi un attestato di conoscenza della lingua e anche tutti i privilegi che appartengono ai soci della Federazione Esperantista, quindi ricevere il bollettino dell'associazione e anche la possibilità di partecipare alle borse di studio per i congressi italiani che si svolgono annualmente. Quali sono i miti da sfatare invece intorno all'esperanto e agli esperantisti anche? Allora, cioè che cosa passa tra un esperantista, cioè, la differenza che c'è tra un esperantista e un fan di Star Trek, no? Nel senso, cerchiamo di sfatare questi miti che siete solo gente strana, non è così, no? Eh no, non te lo posso sfatare. Allora, noi abbiamo un motto interno tra di noi, cioè quando ci conosciamo tra di noi e vediamo che siamo strani, diciamo, beh, è un esperantista, d'altronde. Ah, ottimo, quindi posso sfatare però due miti. No, sono venusiani, esatto, o Klingon, no. Uno, no, l'esperanto non assomiglia per niente allo spagnolo, e te lo dico da ispanista, sono due sistemi linguistici totalmente diversi. Se sentivo fuori onda prima, tu parli sia spagnolo che catalano, anche giusto? Sì, un pochino di catalano. Okay, insomma, ne sai, stai parlando di posso dire che non sono la stessa lingua. Ok. E sì, gli esperantisti amano la pace del mondo, ma ogni tanto, cioè insomma, cioè, non famoso, è che... anche un esperantista nel suo piccolo si incazza. Esatto, riprendendo, bravo, il famoso esatto. Libro. Sì. Dice anche quello, insomma, non è solo... Capita, può capitare, però c'è sempre... Però tu sei fatti la domanda, scusa, ci sono anche le parolacce in esperanto? Beh, certo, ovvio. Okay, se vuoi te ne dico una... Puoi dirla, tanto non la capisco, la capiscono i tuoi. Esatto, però è una parola poetica, perché è un gioco di parole, poi te lo spiego di là. Dopo, fuori onda, oppure... No, è troppo brutta. Come funziona Google Translate con l'esperanto? Funziona bene? Siamo la 17ª lingua su Google Traduttore, e ci siamo anche su Wikipedia, tra l'altro. Ascoltate, se no usate Google Traduttore. Esatto. Questo è difficile, aspetta. Fighe mala fa blu lini de taccio. Ok. Però questa te la spiego dopo. Me la spiega fuori. Abbiamo altre parole, vabbè, il classico cretino. Non dita c'è bisogno di cretino. Cretino, è facile. Pugliese, cretino. Oppure feculo. Vabbè, fa niente, andiamo avanti. No, però ce ne sono. Però interessante, sì, dici, sì, è vero che sì, siamo per la pace, siamo per un mondo unito, però ci si può anche incazzare. Però guarda, la cosa bella è che ci si manda a quel paese, però poi c'è sempre la tendenza a chiarirsi e andare avanti, perché già le forze che abbiamo sono poche, le energie non ci piace sprecarle in queste cose. Quindi sì. Parlavi appunto del Circo di Milano. Se qualcuno volesse informazioni, vediamo tutti i link. Grazie, perché non li so. Cosa si può anche fare, però, magari per aiutare invece anche il circolo, per dare una mano? Magari c'è qualcuno che sa l'esperanto, ma che non è mai servito. Come dicevi, c'è tanta gente che parla, ma non si scrive. Guarda, io credo che la cosa migliore che si possa fare per il Circolo di Milano è venire una volta, incontrare le persone. Io tante volte parliamo al gruppo, da questo punto di vista mi metto in testa il cappello del consigliere, no? E ci chiediamo come facciamo per andare a incontrare altre realtà. Ecco, io qui lo dico chiaro e forte, il Circolo di Milano è aperto a incontrare altre realtà, non solo noi ad andare da loro, ma anche noi ad accogliere altri. Quindi se ci sono associazioni, giovani, anziani, adulti, che hanno curiosità di fare, di mettersi in gioco, venite, perché noi siamo sempre aperti e disponibili, e il tuo contributo può essere proprio l'esserci e proporci dei temi nuovi da poter affrontare insieme e crescere insieme. Perfetto, Riccardo, siamo arrivati alla fine della nostra chiacchierata. Meno male. Ma come meno male? È vero, un po' teso. Ah, sei un po' teso? Pensavo di averti annoiato. No, okay. Va bene. Riccardo, ricordacelo proprio le coordinate del circolo di Milano. La sede è in via Bramantino 9. E i prossimi appuntamenti sono domani mattina il laboratorio linguistico a titolo gratuito, e il 7 novembre il concerto di Chiara Raggi alle 21 di sera. Quindi avete tutte le coordinate, sapete dove andare. Riccardo, ti ringrazio davvero. Grazie a voi. Tanto grazie, come si dice, grazie? Duncan, ok. Sì, qualcosa, se si sente qualcosa sì. Dentro, va bene. Va bene, allora Riccardo Duncan e Dunkinde. E grazie anche a voi che ci avete seguito da casa. Ringraziamo Riccardo Lamberti della Federazione Esperantista Italiana. E noi ci vediamo lunedì, sì, giusto, alle 12.30, sempre con una nuova puntata di Good Morning Milano. Buonan matenon, buonan matenon.